Oh, ciao, non mi avete visto, eh? E sapete perché? Perché io sono Ted Bear. Se vuoi sopravvivere con me, devi avere una forma perfetta. Inflessibilità, bellezza e uno zaino pieno di tecnologia. Il mio ce l'ho addosso, su entrambe le spalle. Provate a seguirmi. Questo è lo scenario. Siete su un volo internazionale e tutto sta andando liscio. E magari un albatros con problemi di vista confonde il motore del tuo aereo per il suo amico e si spappola proprio dentro di esso, trasformando così il tuo bel viaggio in una catena disastrata strofica. Fortunatamente hai lasciato il tuo tavolino su e ora sei l'unico sopravvissuto in questa giungla sperduta. È freddo, è fangoso, è bagnato, è caldo, ci sono inconvenienti ed è maledettamente fuori dal mondo. Bene, la prima cosa che devi fare è avere il senso dell'orientamento. Una buona strategia è trovare il fiume più vicino e seguirlo. Rati significa energia. Energia significa movimento. Movimento significa sopravvivenza. Fortunatamente c'è molto cibo nella giungla. Devi solo sapere dove cercarlo. Pancetta! Dobbiamo essere nei pressi di un albero di pancetta! Alcuni sono quasi pronti. Bisogna arrampicarsi più in alto. Momento di ripartire, statemi dietro. Dobbiamo trovare qualcosa di dissetante per buttarlo giù. Cosa abbiamo qui? È veramente importante raggiungere il fondo per prendere il latte più fresco. Sempre, sempre, sempre controllare la data di scadenza sul retro. È obbligatorio per la vostra sopravvivenza. Ho proprio tanta fortuna. Muffin con gocce di cioccolato. Uvetta. Qui siamo in un'isola deserta, probabilmente in mezzo all'oceano. Senza una mappa non possiamo... Sappiamo è che il corpo ha bisogno di acqua. Non è così facile, questa è acqua salata. Abbiamo bisogno di qualcosa per renderla più bevibile. E questo pesce alla frutta trasforma l'acqua salata in un delizioso cocktail potabile. Prima devi trovare la frutta appendice. Ok, state probabilmente pensando, Ted, non esistono cose come un pesce alla frutta. Beh, avete ragione. E in realtà è un crostaceo. Fai attenzione! Il trucco per sopravvivere a tutto, proprio a tutto, è difficile prendere il respiro a questa altezza. Sto solo per...